Oggi recensirò un prodotto, un sapone. So che state guardando il cambio di bagno, infatti sono tornato all'università e questo è il bagno che mi ritrovo, quindi livelli di povertà elevati, e mi ritrovo in un bagno arrangiato dell'università, ma come dobbiamo abituarci, dobbiamo arrangiarci. Sono tornato alla vita di tutti i giorni dopo la vacanza invernale prolungata di dicembre, quindi natalizia. Sono tornato all'università e niente, quindi piccola parentesi sulla mia vita. E quindi dicevo, oggi voglio recensire un sapone, quindi appuntamento infrasettimanale prima della consueta sbarbata in vostra compagnia del fine settimana, anche perché, come potete vedere, questo giro, diciamo, a questo giro mi sono fatto crescere la barba, è una barba di una settimana e mezza, quindi che comunque con il fine settimana diventerà anche quasi 2 settimane di barba, di lunghezza, quindi è un bel pelazzo di bue da togliere. E dicevo, oggi andrò a recensire un sapone che in realtà ho già trattato nei video scorsi, e che è il sapone della Berum di Donato Ciniello, quindi Extra Cosmesi in tutta la sua bellezza. Quindi vedete il packaging in vetro con tappo in plastica, quindi con coperchio in plastica, con l'art design, l'art designer è Luca Farina, quindi c'è scritto anche nella parte posteriore, nel back. Vedete Luca Farina, vabbè, produttore Donato Ciniello di Extra Cosmesi. Questo è un prodotto, un sapone artigianale di altissima qualità, anche abbastanza costoso. Sì, anche perché qui siamo sul prezzo sulla ventina d'euro. Vedete il marinaio, quindi questo richiamo al mare e al rum, ovviamente davvero marinaio o barra pirata. Quindi il sapone all'interno si presenta, ovviamente l'ho già utilizzato abbondantemente, vedete questa colorazione dorata e profumazione molto buona, molto maschile, proprio da maschio alfa all'ennesima potenza. E la cosa particolare è che questo sapone contiene il coenzima Q10, che è un coenzima utilizzato nei prodotti di bellezza. Quindi serve per rendere la pelle elastica e tonificata nel corso del tempo, anche perché contiene l'elastina, se non dico cavolate, cioè se non sto sparando cose, cioè elastina e olio di macadamia. Top. Quindi andremo a fare un piccolo test con questo soap e utilizzerò un'altra novità che comunque chi mi segue su Instagram già avrà notato, è il pennello vintage che ho tra virgolette ereditato da parenti, chiamiamoli così, e che è questo, un pennello fantastico realizzato con manico in metallo similoro, quindi trattato ad oro, e questa parte in vetro trasparente, bellissima. Penso sia un sintetico che stile tipo tasso, o comunque richiama il tasso o il maiale, non so se sia sintetico, non sono riuscito a capire come, penso sia un sintetico, penso, o al limite un maiale. Quindi questo pennello, amici miei, ha 40 anni, è un pennello vintage, che ho già utilizzato ovviamente, però oggi mostro, ve lo mostro in video.
Bellissimo. L'avevo già ammollato, ecco perché vedete le setole già bagnate, quindi lo rimetto qui dentro e procediamo con il testing. Quindi vado a utilizzerò la ciotola similegno. Quindi vado a prelevare un po' di soap. Lo inserisco nella ciotola, ovviamente c'è già un po' di acqua all'interno, attenzione a non farlo cadere, inserisco un altro po' di acqua all'interno, mi bagno il viso, quindi inumidisco il pelazzo e procediamo con il montaggio. Tolgo l'acqua in eccesso, guardate lo schiumaggio immediato del sapone, sintomo di qualità. Comunque è molto protettivo perché già l'ho usato con setting abbastanza pesanti, tipo Q-Shave setting 6, o comunque fa tipo Open Combo e protegge un casino, quindi è molto protettivo, già testato. Quindi vedete, la schiuma incomincia a formarsi. Secondo me ne ho messo troppo all'interno, infatti sta schiumando un casino. Comunque vado di montaggio. Guardate la quantità di schiuma che sta cacciando. E posso procedere, secondo me, con il montaggio in viso. Pezzo di sapone incredibilmente ampio. Continuiamo con questo scrubbing facciale. Lunga, quindi ha bisogno di essere domata a dovere. Montaggio in viso, schiumaggio pauroso. Andiamo a spalmare gli altri pezzacci di sapone. E amici, guardate voi stessi il risultato. D'altronde devo fare video nel momento in cui non c'è il coinquilino che praticamente ha la camera adiacente al bagno. Guardate il pezzaccio di sapone. Anche perché con il bordello che faccio. Vabbè, lui comunque ora sta lavorando, è al lavoro e quindi non dovrei rompere le palle, però cerco di fare i video nel momento in cui lui non c'è, cioè praticamente sempre, tranne il sabato e la domenica, anche se non c'è spesso il fine settimana perché torna a casa. Comunque, montaggio corposo. Cerco di spalmare il sapone.
Eccoci qui. Tanto questo è un test, amici, poi lo proveremo nel fine settimana con un altro paio di novità che vi mostrerò dapprima su Instagram e poi lo proveremo in video, quindi altri prodotti acquistati e che proveremo insieme. Quindi io cerco sempre di acquistare prodotti non eccessivamente costosi in modo da poter dare magari spazio ai neofiti, cioè come me, persone come me, che si radono tra virgolette da poco. Io mi considererò per sempre, penso, un neofita e cercherò quindi, ho detto, di acquistare prodotti economici, tra virgolette, per quanto io possa acquistare e trovare prodotti economici, in modo che per chi si avvicina a questo mondo possa acquistarli con facilità, anche senza spendere troppo, anche solo per testarlo. Ecco così. Quindi montaggio concluso. Guardate. Guardate quanta schiuma ha prodotto il sapone. Sapore incredibile, amici. Guardate, nonostante io ci passi le dita, rimane comunque uno strato di sapone al di sotto. E comunque ho anche le mani bagnate. Osservate lo schiumaggio impressionante del soap. E niente, io direi che il test sta andando alla grande. Ovviamente non mi stancherò mai di pelo del pennello. Non mi stancherò mai di ricordarvi di iscrivervi al canale, di supportarmi anche su Instagram, comunque commentare, scambiare opinioni e pareri sui prodotti che vado a utilizzare, anche perché è un'esperienza che provo e che voglio provare insieme a voi. Condividere quella che è la passione per la rasatura tradizionale. Ok, io direi che il montaggio si è concluso, vi mostro la ciotola con, guardate quanta schiuma c'è ancora, oltretutto c'è anche un pezzo di sapone all'interno. Andiamo a effettuare la prova di superficialità. Sapone che penetra in profondità, vedete, molto protettivo, molto scorrevole, perché quando passo la mano al di sopra del pelo sento, diciamo, una certa scivolosità, quindi una certa scorrevolezza, quindi ottimo secondo me anche per chi usa mano libera o chavette, che rincorre in quei brutti problemi di impuntamento dello sciavetto e del rasoio. Quindi, prodotto ottimo. Guardate le mie mani sporche di sapone. E quindi niente, amici, io vado a risciacquarmi il viso. Il bagno è particolarmente brutto, ma anche particolarmente comodo, perché comunque è tutto sotto mano, posso prendere l'asciugamano, poggiare il sapone, ho tutto sotto controllo, quindi mi tampono il viso ed eccoci qui. Ovviamente, come avete potuto vedere nel canale, ogni tanto non mi sbarberò da solo nel mio bagno come un pirla, ogni tanto
uscirò e andrò a, diciamo, provare di recensire qualche barberia famosa, magari delle mie parti, o là mi trovo ad Ancona, quindi magari uscirò e andrò in giro ad Ancona a provare qualche barberia, magari, in modo che se vi trovate nella zona delle Marche, quindi Ancona, sapete dove andare, tra virgolette. Quindi mi piace l'idea di alternare sbarbate solitarie a sbarbate, diciamo, in trasferta fatte da professionisti. Quindi risciacquo un attimo gli attrezzi. Ovviamente, ragazzi, l'acqua calda non arriva praticamente mai in questo bagno perché c'è una pressione dell'acqua, del rubinetto dell'acqua calda imbarazzante e quindi non esce. Quindi, amici, andiamo a tirare le conclusioni su questi prodotti. Quindi, richiudo il sapone, abbiamo detto, sapone Beirum di Donato Ciniello con come si dice? Art Design di Luca Farina, bellissimo, bellissimo, l'ho preso anche per il disegno, perché comunque anche l'occhio vuole la sua parte, sapone fantastico. Iperprotettivo, super scorrevole, soprattutto iperprotettivo, perché comunque gli ingredienti contenuti all'interno permettono anche una protezione e la capacità di mantenere la pelle elastica, il pelo, comunque di ammorbidire anche il pelo, abbinato a questo pennello vintage che abbiamo provato. Pennello che penso sia in pelo sintetico, stile tasso o maiale, non lo so, comunque bellissimo. Pennello, ripeto, ha quasi 40 anni, quindi è un pezzo che può essere definito vintage. E niente, quindi tirando le conclusioni, a parte questo che non trovate più in giro perché è mio, tra virgolette, è mio, mi è stato, diciamo, tramandato, quindi lasciato in eredità, tra virgolette, da parenti, anche perché ho insistito parecchio, che stava lì, come nessuno lo utilizzava, ho detto, senti, io mi sbarbo, posso prendere il pennello, e alla fine sono riuscito a ottenerlo. E Berum di Donato Ciniello, quindi Extra Cosmesi, con art packaging, quindi il disegno realizzato da Luca Farina. E quindi niente, amici, io spero che questo video recensione sia stato utile per alcuni di voi. Ci vediamo alla sbarbata con gli stessi prodotti nel fine settimana. Ciao ragazzi!